Allora, buonasera a tutte, tutti e tutto. Anzitutto vorrei appunto ringraziarvi per essere qua questa sera, per aver partecipato oggi ai tavoli del Venice Climate Meeting e mi auguro perché partecipiate anche domani. Prima di iniziare davvero un doveroso ringraziamento anche al Centro Sociale Rivolta, appunto, che in questi giorni ha messo a disposizione questo spazio e ha garantito a tutti e tutte un luogo in cui effettivamente discutere, dibattere, incontrarsi e appunto tornare a ragionare insieme sulla crisi climatica. Quindi davvero un sentito ringraziamento, innanzitutto credo che sia doveroso. Segnalo inoltre che questa sera questo dibattito verrà trasmesso in diretta da Radio Sherwood sul sito internet www.radiosherwood.it e che prossimamente i contenuti appunto di questo dibattito, di questa discussione, verranno pubblicati sul sito di Rise Up for Climate Justice e sul sito di globalproject.info. Quindi appunto, se avrete piacere di riascoltare quello che ascolterete questa sera, sapete che avete la possibilità di rifarlo molteplici volte. Dunque, io vorrei veramente essere molto sintetica e mi sforzerò di essere il più chiara possibile. E vorrei iniziare da una semplice domanda, nel senso: perché effettivamente abbiamo scelto di ospitare, di organizzare come Rise Up for Climate Justice un meeting e perché abbiamo scelto di organizzare questo dibattito? Bene, diciamo che il tutto parte dalla volontà più che altro di fare un po' il punto della situazione sulla situazione, perdonatemi il gioco di parole, attuale, vale a dire appunto di considerare in che contesto stiamo vivendo, da che cosa stiamo arrivando e quali sono gli scenari che ci si aprono nel breve e non troppo breve futuro, nel senso che credo sia abbastanza evidente e lampante che stiamo attraversando una crisi ecologica e sociale, non so se dire senza precedenti, però sicuramente, come dire, di proporzioni considerevoli. E vorrei ricordare che più o meno un anno e mezzo fa c'era chi diceva che ne saremmo usciti migliori, non so se appunto ricordate le dichiarazioni che ascoltavamo durante il lockdown. Ebbene, erano assolutamente previsioni false e falsate, ne siamo usciti con una crisi climatica che in realtà è acuita. Se vi ricordate, circolavano inizialmente dei video di una sedicente natura che si riappropriava degli spazi, vi ricordate i video dei delfini nei canali veneziani, nei cinghiali per le strade di Roma, no? C'era questa estrema narrativa sul fatto che effettivamente la natura, sottraendo l'azione umana, si stava riconquistando dei luoghi. Bene, quell'effetto è durato pochissimo, ce lo testimoniano le rilevazioni sulle emissioni appunto di CO2 che in realtà sono quasi aumentate rispetto alla situazione che precedeva il lockdown. Allo stesso modo stiamo attraversando una fortissima crisi sociale, basti pensare molto semplicemente al caro vita che stiamo subendo, no? Allo scaricamento verso il basso dei costi effettivamente della transizione ecologica, perché ci viene detto che il rincaro sulle bollette per l'approvvigionamento energetico è dovuto al fatto che effettivamente, se vogliamo essere più sostenibili, dobbiamo pagare noi i costi di questa sostenibilità. E allo stesso tempo stiamo assistendo ovviamente a delle dinamiche di licenziamento di massa, di smantellamento di determinati comparti produttivi, senza però effettivamente un'attenzione a un ricollocamento o comunque alla garanzia al diritto al reddito. E ovviamente siamo ancora totalmente immersi in quella che è la crisi pandemica, in cui inizialmente appunto brancolavamo nel buio, sono passati ormai quasi 2 anni e la gestione continua ad essere emergenziale, la gestione continua ad essere profondamente discriminante e discriminatoria. E su questo il semplicissimo esempio del caso dei brevetti del vaccino credo sia abbastanza lampante. Quindi ecco, al netto di quello che abbiamo vissuto negli ultimi quasi 2 anni, diciamo che sicuramente non ne siamo usciti meglio, ma anzi l'unica cosa che è successa è che abbiamo perso del tempo estremamente utile, ci dicono gli scienziati e le scienziate, perché appunto il grado di surriscaldamento globale tende ad aumentare con una velocità davvero vertiginosa. Quindi appunto organizzare questa occasione di dibattito, questi tavoli di lavoro collaborativi, partecipati, voleva proprio essere un momento assolutamente non d'inizio, perché il portato che ciascuno e ciascuna di noi riesce a mettere nelle discussioni è il portato di anni di lotta, di studio, di analisi e quant'altro,
ed è un portato fondamentale, noi riteniamo, per costituire effettivamente quella che molto spesso evochiamo e che viene definita come intersezionalità. Ebbene, che cos'è realmente l'intersezionalità? Perché non è la sommatoria, no, di una serie di istanze, ma è un processo molto più complesso, e stasera appunto spero che qualche spunto, qualche suggestione a questo proposito possa emergere. Quindi ecco, per cercare di decostruire un po' questa visione tecnicistica anche della crisi climatica, che soprattutto sui canali mainstream viene relegata soprattutto a scienziati, a chi da un punto di vista tecnico e scientifico se ne occupa, e per anche rinunciare a quella tendenza, no, a delegare ad istituzioni, a soggetti altri delle decisioni sui territori ed effettivamente sulla nostra vita, volevamo provare a mettere insieme una serie appunto di spunti, di discorsi e condividerli. Ora io davvero non voglio dilungarmi eccessivamente, quindi spero di aver brevemente introdotto quello che sarà la discussione di stasera, di avervi quindi facilitato un po' l'ascolto di quello che seguirà.